Ciao a tutti cari amici di YouTube, bentornati e bentrovati sul mio canale. Oggi siamo qua per un nuovo video. Allora, la domanda che faremo mi è stata richiesta da un paio di persone che mi hanno scritto in privato e è se ci sarà o meno una nuova conoscenza. Quindi, semplicemente andiamo a chiedere alle carte se, diciamo, nelle prossime settimane, insomma, nei prossimi tempi, avrete l'occasione di conoscere qualcuno di nuovo, ok? Quindi una persona magari che vi potrebbe interessare oppure, insomma, piacere, eccetera, ok? Benissimo, per fare questo andremo a utilizzare il mio oracolo, quindi l'oracolo di Cleodice. Allora, ovviamente voglio invitare tutte le persone che ancora non sono iscritte al canale ad iscriversi subito, quindi iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per essere sempre avvisati quando caricherò un nuovo video. Vi ricordo anche che potete seguirmi se lo desiderate sui social, quindi mi trovate sia su Facebook che su Instagram come Le Carte di Cleodice. E potete anche, se lo desiderate, visitare il mio sito internet che è www.cartomantecleodice.it. In ogni caso, vi lascio sotto in descrizione tutti quanti i miei link, tutti quanti i miei riferimenti e anche il link dello shop dove potete trovare le carte che ho realizzato personalmente e che spesso utilizzo per i miei video. Bene, andiamo quindi a fare la domanda. Allora, visto che la domanda è questa, ho deciso di utilizzare, come spesso faccio con queste carte, il mazzo andando a, diciamo, mescolarlo e a fare la stesura per ogni singola pietra, quindi per ogni singola variante, d'accordo? Quindi andiamo a mescolare innanzitutto e andiamo a diciamo iniziamo a scegliere quindi la variante che desiderate. Quindi avete a disposizione tre varianti: una variante numero 1 che è il cristallo trasparente, una variante numero 2 che è il cristallo blu, una variante numero 3 che è il cristallo arancio. Quindi scegliete ora, ok? Perché a breve andiamo a fare la prima stesura e poi le altre a seguire. Intanto io mescolo le carte, giusto per dare una mischiata generale, diciamo, intanto che voi fate la vostra scelta. Bene, adesso mettiamo un attimo da una parte queste due varianti, mettiamo al centro la variante numero 1, quindi la variante trasparente, e andiamo a mescolare il mazzo per la variante numero 1, per la variante trasparente. Benissimo, allora, guardate cosa è uscito dalla. Spero che si legga. Allora, ve la faccio vedere più da vicino. Allora, è uscito nel taglio la carta Magia e Armonia, che è proprio una situazione, diciamo, particolarmente di. Diciamo di simbiosi, di sintonia, di armonia, appunto, una situazione un po' magica, appunto, che si viene a creare con un'altra persona o in generale in un determinato contesto. E abbiamo proprio la carta della nuova conoscenza. Quindi questa è la carta, diciamo, regina, no? Di questa lettura, perché ci viene proprio a dare l'idea di qualcuno di nuovo che arriva oddio, per voi. Ok, quindi adesso andiamo a ricomporre il mazzo e andiamo a vedere appunto cosa ci dicono le carte. Allora, qui cosa ci dicono le carte? Ci parlano di una situazione di amicizia, non proprio, diciamo, positiva, ecco, sul lavoro. Adesso vediamo un attimo, dunque. Allora,
Cosa ci dicono le carte? Le carte ci dicono che probabilmente questa nuova conoscenza avverrà grazie ad una persona che forse non è stata troppo sincera nei vostri confronti, nel senso che, allora, diciamo che il contesto potrebbe essere, diciamo, di tipo lavorativo, ma non per forza vostro, ok? Cioè, voi potreste conoscere questa persona magari anche per il lavoro che magari fa questa persona stessa, cioè potrebbe, magari potreste, non lo so, usufruire di un suo servizio, però sembra che ci sia una amicizia vostra che in qualche modo, non lo so, magari potreste andare in un posto o fare un'azione perché qualcuno non va indirizzato bene, perché qualcuno non va detto la verità. Comunque c'è qualcosa che è successo legata a una mancanza di sincerità di una persona invece che voi ritenevate amica. Che vi porta, diciamo, a prendere un'iniziativa, a fare un qualcosa. Allora, le carte cosa dicono? Confermano la nuova conoscenza, ok? E ci danno appunto che da questa nuova conoscenza potrebbe nascere anche una situazione di unione, una situazione di legame. C'è anche la carta dell'uomo in divisa che ci dà, diciamo, in questo caso un'indicazione aggiuntiva rispetto a quello che potrebbe essere il lavoro che magari questa persona può svolgere. Ora, vi voglio ricordare una cosa: quando si parla di uomo in divisa, non necessariamente abbiamo a che fare con una persona, che fa parte delle forze dell'ordine, magari, che lavora, diciamo, no, che ne so, un militare o qualcosa di questo genere. Ma vi ricordo che tanti mestieri predispongono, diciamo, una divisa, ok? Per assurdo, a me è capitato in alcune circostanze che anche, non so, l'impiegato, non tanto l'impiegato, ma quanto magari più che altro, che ne so, il direttore di banca, oppure, non so, il manager di un'azienda, eccetera, venga considerato dalle carte come uomo in divisa. Ma questo perché? Perché, diciamo, normalmente chi fa determinati lavori indossa un determinato tipo di abbigliamento. Chiaro che, per farvi un esempio, no? Non troverete mai, diciamo, che ne so, appunto, un direttore di banca che va in banca a lavorare con, non so, i pantaloncini corti e la t-shirt. Insomma, è inappropriato assolutamente. Quindi di solito sta in giacca e cravatta, comunque con un abbigliamento adeguato al ruolo. Ma anche per dire, chi lavora, non lo so, per l'ANAS, che magari porta la tuta da lavoro, porta comunque una divisa. Quindi la divisa è, diciamo, un'indicazione in questo caso di un lavoro, no, specifico che richiede un determinato tipo di abbigliamento. Anche la cassiera al supermercato porta la divisa, ok? Che magari porta la divisa con il logo del supermercato riportato sul petto, per esempio. Adesso, ecco, vi sto facendo degli esempi: l'infermiere porta la divisa, il medico porta la divisa. Insomma, ecco, scusate questa digressione, ma era per chiarire, ok? Detto questo, sembra proprio, questa è una cosa molto importante, che da questa nuova conoscenza possa nascere appunto una situazione di amore, una situazione di sentimento. Quindi, per chi ha scelto la variante numero 1, mi raccomando, occhi bene aperti, perché sembra che ci sia appunto in arrivo per voi una nuova conoscenza particolarmente produttiva e particolarmente promettente. La situazione, ecco, che non è che, diciamo, come dire, è una nuova conoscenza superficiale o che comunque no, magari lascia il tempo che trova, ma è una nuova conoscenza che potrebbe appunto portarvi effettivamente dei risultati da un punto di vista proprio, come dire, del cambiamento comunque della vostra situazione sentimentale. Ok? Benissimo, allora adesso andiamo a rimescolare le carte un attimino per eliminare le tracce della lettura appena fatta. Poi andiamo a prendere il cristallo blu.
Quindi abbiamo detto la seconda variante e mescoliamo specificatamente per voi che avete scelto questo cristallo, quindi questa variante. E andiamo a fare la nostra lettura. Quindi ripetiamo la domanda insieme. C'è una nuova conoscenza in arrivo per voi che avete scelto la variante blu? Uscita una carta. Oh, ragazzi, andiamo a metterle, andiamo a fare il taglio. Allora, andiamo a fare il taglio. Aspettate che mi stanno cadendo di nuovo tutte, le mettiamo dritte. Ok, allora qui abbiamo allontanamento e orgoglio. Allora, che cosa significa questo taglio? Significa che è probabile che voi vi siate allontanati da qualcuno, che, insomma, che abbiate fatto una scelta di allontanamento e che comunque l'orgoglio abbia avuto la meglio, quindi magari non vi siete allontanati per un discorso di sentimento, cioè finito, ma perché magari avete subito un torto, c'è stato qualcosa che comunque ha creato una problematicità. E quindi è probabile che voi che avete scelto questa seconda variante abbiate da poco deciso di allontanare qualcuno oppure state magari in procinto di farlo. Cosa ci dicono le carte? Le carte ci dicono innanzitutto che vi troverete a breve a fare una scelta, ok? Una scelta dettata forse da una circostanza e da una situazione di gelosia, ma sicuramente è giunto per voi il momento di chiudere qualcosa, perché esce questa carta. Esce la carta del tempo di pulizie. In questa carta, abbinata comunque alla scelta, insomma, un po' anche nel contesto che sta uscendo in questa stesura, è abbastanza evidente che probabilmente voi vi andrete ad allontanare da una persona. Ora, diciamo che qui questa lettura si presta un po', ve lo dico molto sinceramente, a una duplice interpretazione. Ovviamente io non posso parlare con voi in questo momento, quindi non so quale delle due circostanze possa essere. Allora, le cose sono due. O le carte vi stanno dicendo che dovrete allontanare, o comunque che farete la scelta di allontanare per motivi di gelosia, per motivi di orgoglio, una persona più grande di voi, quella che è quindi quella evidentemente con diciamo con la quale state avendo problemi. E in questo caso, quindi se voi avete una storia in questo momento con una persona più grande di voi che state cominciando a dubitare, insomma, che avete un po' intenzione di allontanare, ecco, sappiate che è in arrivo, diciamo, una situazione, un'unione con un altro uomo che è un po' la persona che forse sognavate, che è un po' la persona che forse desideravate, quindi che rispecchia di più le vostre aspettative e i vostri desideri. Un'altra interpretazione di questa stesura, ma ripeto, se stessi facendo una lettura vis-à-vis con una persona, è chiaro che farei una domanda per poter capire in che direzione mi devo muovere. Le carte parlano, ma a volte è necessario fare una domanda che ci abbiamo dall'altra parte per capire bene se l'interpretazione può essere la A o la B. Okay? Non c'è niente di strano, non c'è niente di male, ok? E quindi in questo caso io vi do sia la A che la B, così non ci sbagliamo. Allora, opzione B è che comunque voi stiate allontanando qualcuno, vi state allontanando da una situazione, da uno schema, eccetera, e che sta in un momento comunque di pulizie e dobbiate fare la scelta fra due persone. Quindi in questo caso ci potrebbe essere addirittura la possibilità che le nuove conoscenze siano due. Io, diciamo, sono più propensa per la interpretazione A, però diciamo che in alcuni casi potrebbe valere anche la B. Quindi in questo caso ci potrebbe essere che voi incontriate due persone, una più grande, una più piccola, e dobbiate scegliere, diciamo, quella giusta, quella che comunque di più rispecchia, perché fra queste due comunque ce n'è una che rispecchia, diciamo, le vostre aspettative, che potrà portarvi ad un'unione, ma sarete voi eventualmente a fare la scelta fra le due per capire
Cioè, una volta capito, anzi, scusate, quale delle due persone è la meglio per voi, è la più, diciamo, come dire, adatta, no? A quello che è il vostro sentire, il vostro bisogno sentimentale, eccetera. In ogni caso, sia nell'opzione A sia nell'opzione B, c'è un nuovo incontro, almeno un nuovo incontro, e comunque è probabile che da questo nuovo incontro nasca proprio una nuova storia, perché appunto siete in una fase, o comunque vi state avviando in una fase di decisioni e di cambiamenti da un punto di vista sentimentale. Ok? Bene, allora andiamo a rimescolare le carte. Innanzitutto rimescoliamo un po' in generale per togliere le carte da lettura precedente. E andiamo a fare la terza lettura, quindi la variante arancio. Allora, mescoliamo per voi che avete scelto l'arancio. Quindi chiediamo alle mie carte, al mio oracolo, ci sarà una nuova conoscenza per voi? Allora, leggiamo il taglio. Qui abbiamo una situazione voi siete un po', diciamo che probabilmente siete un po' in una fase di desiderio proprio di incontrare qualcuno di nuovo, perché c'è questa inquietudine, questa situazione un po' di ansia forse, cioè quindi una pazienza che sta finendo, un'attesa che si sta un po' protraendo, quindi probabilmente è da un po' che desiderate fare un nuovo incontro, ma magari non succede, oppure incontrate la persona sbagliata, insomma comunque siete un po' stanche probabilmente di aspettare, ok? Quindi questa è un po' la situazione di partenza, probabilmente perché appunto le carte dicono che avete un po' sofferto, avete un po' sofferto, siete, ecco, probabilmente, ecco, avete bisogno comunque di una situazione, diciamo, di, come dire, rinnovamento e di, diciamo, di passionalità nuova. C'è stata probabilmente una situazione, di tradimento, di, insomma, una situazione un po' negativa, ci sono state chiacchiere. Insomma, venite da, probabilmente da una situazione un po' diciamo difficile, ok? Allora, ci sarà per voi che avete scelto questa terza variante un nuovo incontro? Io vi dico di sì, perché comunque mi esce questa figura di incontro. Però allora, qui la situazione qual è? Che avete, diciamo, la possibilità di questo nuovo incontro, ma si tratta di una situazione cioè, di una situazione molto leggera, diciamo di un flirt, perché comunque è un rapporto, sarà un rapporto, sarà una situazione non pronta a trasformarsi, almeno per il momento, in qualcosa di più, ma magari siete anche voi stessi, voi stesse che non volete in questo momento un impegno, una situazione troppo pesante, troppo impegnativa sulla quale non volete fare progetti, oppure è l'altra persona o comunque la situazione in sé che non lo permette. Sta di fatto che però potrete avere questa nuova situazione che vi potrebbe apportare comunque un po' di spensieratezza. Anche se, ecco, su questo nuovo incontro che è in arrivo per voi, io non riporrei troppe aspettative di cosa seria, di cosa impegnativa, ok? È una situazione, allora, diciamo che per alcuni di voi potrebbe essere proprio un diversivo rispetto a una situazione già esistente che però, diciamo, non vi sta soddisfacendo. È una situazione sulla quale, diciamo, probabilmente prevarrà un aspetto di fisicità, un aspetto di appunto leggerezza senza troppo impegno, ma in alcune circostanze, dico io, può servire anche questo nella vita, perché magari può essere, come dire, una
situazione magari che potrebbe eventualmente fare da ponte, fare da, diciamo, da passaggio magari ad un qualcosa diverso che potrebbe arrivare più avanti, questo non lo sappiamo, però ecco, per ora, in questa fase, diciamo, in queste settimane, l'occasione che vi capita è, diciamo, questa. Poi starà a voi, naturalmente, decidere se coglierla oppure se lasciarla sfilare perché magari non vi interessa. Sicuramente è una situazione che comunque non si caratterizza da carte negative, ok? Ma diciamo, va presa un po' per com'è, questo senza dubbio. Diciamo che ecco, la cosa importante è non caricare troppe aspettative in questa situazione. Benissimo, questa era la lettura per chi aveva scelto il cristallo arancione. Io ho terminato anche questa lettura di oggi, spero che vi sia piaciuta, spero che, insomma, quantomeno che vi abbia dato qualche risposta e soprattutto spero di aver soddisfatto le due persone che mi hanno scritto in privato richiedendomi questo interattivo. Quindi non mi resta che salutarvi, che augurarvi un buon proseguimento di giornata, vi mando un abbraccio e vi do naturalmente come sempre appuntamento al prossimo video. A presto!